Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su Heller Channel. Ho appena registrato il tutorial di questo meraviglioso riccio spettinato, Messi boccolo, Messi onda, Messi wave. A me piacciono tantissimo, però già che ci sono volevo farvi vedere qualche pettinatura che si può ottenere per passare da un effetto spettinato ad un effetto un po' più pettinato e sofisticato, fino addirittura ad un effetto cerimonia. Per cui se siete interessati a capire come si fa con pochissime mosse, due forcine, un elastico, a passare da così a effetto cerimonia, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Tra i miei video più visti, ma anche tra i video che mi piace di più fare, perché mi diverto tantissimo. Io non sono una che si trucca, si parrucca dalla mattina alla sera, però quando lo faccio mi piace farlo con fantasia. Per cui mi invento sempre tanti metodi facili e riproducibili, ovviamente a casa con poco, per far diventare questa capigliatura, che a volte può sembrare noiosa, un qualcosa di un po' più particolare. Soprattutto nei prossimi mesi, che ci saranno cerimonie alle quali dovrò partecipare, ovviamente mi devo inventare qualcosa e sto già iniziando a pensarci. Partiamo quindi dalla prima pettinatura. Allora, una roba semplicissima. Ho preso due pinzettine del cavolo, quelle lì dei cinesi che si aprono così, e vado a fare una cosa molto molto back to school che le ragazzine ameranno tantissimo. Togliamo le pinzette, vogliamo una pettinatura un po' più seria, dobbiamo andare a un colloquio di lavoro o a un esame all'università. Vogliamo far vedere che siamo delle donne che ci tengono a se stesse, ma non sono troppo a curare l'immagine, hanno anche altre cose più importanti da fare. Sempre una pinzettina, portiamo indietro queste due parti, proprio alla base del collo, non più su, non più giù, perché sennò fanno delle onde che non sono proprio il massimo. Lasciamo scendere questi ciuffettini che sono anche carini, ok? Prendiamo da una parte e dall'altra e uniamo al centro. È bello che si veda questa parte di capelli che viene fuori, vedete? E la coda rimane una specie di semicoda bassa, così. Le orecchie sono coperte. A me questa piace tantissimo, è una delle mie preferite. Siamo un po' più sbarazzine, vogliamo scoprire il viso. Tiriamo su a partire dall'orecchio. Facciamo scendere dietro. Qui prendiamo una forcina, che sono queste, non le mollette, ma le forcine. Tiriamo su e andiamo ad incastrare e poi scendiamo giù. Oh oh, non ho preso tutto. Ok, idem dall'altra parte.
Lasciamo che dietro rimanga tutto spettinato. Troppo, le pettinature troppo pettinate sembrano un po' brutte, o sono precisissime oppure sembrano un po' sfatte. Quindi questo è semplicemente capelli tirati su, ma dà molta più aria al viso. Togliamo le forcine. Elastico. Un giro, due giri, e al posto di tirarla fuori tutta, ne tiriamo fuori solo un po', e l'altra, lo sbuffo, lo lasciamo sotto, in modo tale che faccia un po' di volume. E qui abbiamo una specie di bun. Davanti è un raccolto. Questo raccolto, con dietro il messy bun, io lo utilizzerei anche per delle cerimonie, perché comunque è molto carino e anche con i ciuffi davanti sono molto molto eleganti. Ultima pettinatura, e questa proprio pensata per delle cerimonie. Allora, è facilissima. Una volta che avete fatto i boccoli, e vi lascio qua nelle schede, vi lascio il video che ho realizzato proprio 2 minuti fa, per cui una volta che avete fatto questi boccoli qua, che tra l'altro appunto è facilissimo fare, li fate in meno di 10 minuti, prendete, tirate su i capelli, continuate a girarli, vedete un po' dov'è il centro, cercate magari di dividere la parte destra dalla parte sinistra, ma non deve essere divisa proprio in maniera esatta, basta semplicemente dividerla un po'. E continuate a girare finché non li avete presi tutti, e girate, e fate una specie di sempre messy bun, che però vada qua proprio sopra l'orecchio, e lo fissate con la vostra forcina. Io non uso tanta roba nei capelli perché poi mi dà fastidio, quindi cerco di fare tutto con una sola forcina. Per parte, ovviamente. Ne dovessero servire due, non muore nessuno, eh? E quindi questo torcion l'ho, diciamo, messo qui dietro. Stessa cosa la vado a fare qua. Giro, finché non li prendo tutti. Continuo a girare, giro. Faccio anche qua un torcion e vado a fissare con la mia forcina. Ok, a questo punto ho i miei due torcion fissati dietro. Faccio vedere. Davanti ho i miei due ciuffetti e questi cosi tipo principessa Leila, così non mi fanno impazzire. Per cui vado a tirar giù semplicemente dei piccoli ciuffi, che posso volendo anche riprendere di nuovo col ferro, se si sono smollati un po' come i miei, vai col ferro e li riprendi un pochettino. Non è che... Ok, e vado a tirar giù un po' dei ciuffettini che mi diano un po' quel senso di, non so se avete idea, quei film un po' tipo in costume dell'Ottocento, dove c'erano tutte quelle damine. Ecco, secondo me quando uno si veste da cerimonia dovrebbe un pochettino essere su quel genere. E quindi
Così abbiamo fatto l'ultima delle pettinature. Forse qua andava un po' messa dentro, vabbè. Bene ragazzi, queste erano le mie idee. Adesso tiro giù, guardate, guardate la facilità. Tiro giù. Tiro giù. Ta-da! E sono ancora libera e bella. Senza nessun fastidio, senza nessuna lacca, senza forcine, senza... È ovvio, poi se avete bisogno di fissare le pettinature potete mettere un po' di lacca, eccetera. Non è questo il mio caso, anche perché praticamente adesso è sera, domani mattina andrò a lavare i capelli, per cui evito di impacciugarmi con lacca e con qualsiasi altra cosa, anche perché a me sinceramente questo effetto qui spettinato naturale mi piace un sacco, per cui mi auguro di avervi fatto vedere qualche pettinatura che vi abbia dato qualche spunto per i prossimi giorni ed eventualmente anche per qualche evento, in modo facile, veloce e soprattutto senza aver bisogno di prodotti, parrucchieri e quant'altro. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti like, se avete delle domande vi chiedo di lasciarmi tanti commenti e all'interno del vostro commento inserite anche un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Vi ringrazio tantissimo di sostenermi qui su Eller Channel. Prima di andare via, se non lo avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Vi ringrazio con tutto il mio cuore ancora, vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.